Nelle Marche, rischio di infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post-sisma. Il capitano Ultimo, oggi in una scuola anconetana, invita a non abbassare la guardia. Le imprese in difficoltà sono spesso preda degli interessi criminali e nelle Marche è emerso più volte il rischio di infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post-sisma. Occorre combattere, mai abbassare la guardia, ha detto il capitano Ultimo, che oggi era in una scuola anconetana. Anna Madia. Qual è la cosa più importante che ha fatto nella sua carriera? Lo chiede al capitano Ultimo, uno degli studenti dell'Istituto Tecnico Volterra Elia di Ancona, un ragazzo nato molto dopo il 15 gennaio 1993. Sergio De Caprio risponde ricordando non tanto la manciata di secondi che segnò la storia italiana, l'arresto di Totò Riina, quanto i lunghi anni di lavoro, i mesi di appostamenti e pedinamenti. A noi dobbiamo tanto, al generale della Chiesa, a quei carabinieri di basso grado. Abbiamo vinto, anche se eravamo pochi e giovani, perché eravamo uniti, dice ospite della scuola anconetana, in una giornata voluta dai docenti per parlare di legalità. Anche nel nostro territorio tante situazioni di prevaricazione, di intimidazione si stanno sempre più, stanno incrementando. Bande giovanili, minorili. Per i ragazzi cresciuti in contesti difficili, il capitano Ultimo ha creato un progetto di casa famiglia. A questo si dedica oggi, anche se per tutti la sua figura, il suo volto coperto, è rimasto fermo a 30 anni fa. Da allora, dal tempo delle stragi, spiega, sono cambiati modi e tecnologie delle mafie, non la sostanza. Lei si è occupato tanto anche di infiltrazioni criminali in territori in cui la mafia non era originariamente presente e nelle Marche si parla molto di questo, una regione piccola però appetibile. Bisogna combattere, sorvegliare, seguire, pedinare, ma stare vicino a chi combatte, ai nostri carabinieri, ai nostri magistrati e farli sentire importanti, mai abbassare la guardia.